Salve a tutti ragazzi, sono Rotomus con il cerebro di questo nuovo episodio del Pokémon Go. Siamo bentornati. Come avevo previsto, purtroppo quel momento è arrivato. I leggendari sono andati via dai pacchi, signori, dai nostri pacchi, dove con 7 bollini, quindi uno al giorno in una settimana, potevamo riscattare, ad esempio, un leggendario come era presente fino a pochi video fa, che in realtà è tanti mesi fa. E è arrivato il momento di passare dai nostri leggendari, che erano 5, Zapdos, Moltres, Articuno, Groudon e Kyogre. Siamo passati a quello che vedete fra poco, maledizione. Ora intanto qui curiamo il nostro Machamp, il nostro signor compagno, fortissimo. Facciamo anche una bella foto, lui in posa, molto forte. E adesso andiamo a riscattare il bollino di questo giorno. Tanto io sto quasi provare il secondo cuore, lì era appena iniziato l'aggiornamento, quantomeno per livello 35, io sono livello 35, ero anzi livello 35. Era iniziato l'aggiornamento del compagno, quindi il buddy. 2, vediamo un po', una Petrasin, molto bene. Ecco qua il Pokémon insolito, che non è leggendario. Questo Lapras di merda, signore, con due mosse esclusive, di tipo ghiaccio, che non sono niente di che, non serviranno niente neanche in PvP, cioè fa abbastanza cagare. Quindi, niente, è una truffa, signore. Io 7 giorni, prendo i miei bollini, faccio delle sfide per averli, e mi trovo questa cagata. Che peccato, davvero un peccato, però beh, catturiamolo ovviamente. Primo tocco, vediamo un po'. Ottimo, 1. Niente. Sembra tosto, perché è già rosso, come potete vedere. Quindi è sicuramente tosto. Vediamo quanto tempo riusciamo a catturarlo. Secondo me ci vorrà un bel po'. Tiro eccellente, signori. Vediamo un po', 1. Niente. Qui caricamenti infiniti, come sempre, signor Pokémon Go. Ah, cazzo, qui tratta malissimo. Avrei potuto temporizzarla meglio. All'epoca già sapevo tirare eccellente, se non ricordo male. Terzo tocco, perfetto. L'abbiamo catturato, ora vediamo subito le mosse gave. La dico perché non me le ricordo, tanto come detto non servono a niente, sono inutili. 6 caramelle perché abbiamo usato la Baccanas, ovviamente. E ora andiamo a fare la valutazione e poi vi dico le mosse che ha. Allora, valutazione è un 3 stelle, che è un 15, 11, 13. Niente di che, assolutamente niente di che. Probabilmente sempre 3 stelle. E le mosse sono Gelo Scheggia e Gelo Raggio. Perché non mi interessa, signori. Poi Lapras di per sé non è che sia un Pokémon eccellente, quantomeno in Pokémon Go. Ora andiamo a vedere la mia collezione di Lapras, perché mi sa che questo non è il primo forse che trovo, o sì? Non ricordo, qui, ecco, non mi sa che è il secondo che trovo, perché uno è già segnato con le mosse esclusive, quello è quello normale che ha le torgere di idropompa, poi ci sono questi che hanno Gelo Scheggia e Gelo Raggio, proprio tutte e due le mosse cambiate, Gelo Scheggia e Gelo Raggio. Questo è quello che avevo già, poi questo 113, quindi quello 116 dovrebbe essere un pochino più forte di V. E basta. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di questa grande serie di Pokémon Go, e ciao.